interessantissimo incontro su una tematica di grande interesse anche nell'ambito delle zone economiche speciali, perché zona economica speciale è un importante strumento, uno strumento rivoluzionario, si può dire, di politica economica per lo sviluppo del territorio. Quindi parliamo di aree all'interno delle quali è possibile realizzare gli investimenti in tempi certi, quindi con termini perentori. Vale anche il silenzio assenso, quindi un tempo massimo di 45 giorni, il commissario straordinario, rilascia l'autorizzazione unica per, poter realizzare una nuova iniziativa imprenditoriale. Si consiglia che all'interno delle ZES è possibile fare qualunque cosa, soltanto civile abitazione non è possibile fare, è possibile fare tutto ciò che produce un reddito d'impresa, quindi in tutti i settori, dal settore dell'energia, della logistica, del manifatturiero, settore turistico, commerciale, servizi, agroindustria e quant'altro. Una particolare attenzione la stiamo ponendo anche alla possibilità di andare a riqualificare delle aree dismesse e degradate, perché da parte mia io sto cercando di puntare al minor consumo di suolo. Abbiamo ad oggi circa 71 istanze di autorizzazione presentate allo sportello unico digitale del commissario, appunto della ZES Adriatica, quindi al mio sportello unico digitale, di cui ho rilasciato già 10 autorizzazioni. Considerate che ho rilasciato un'autorizzazione unica in tempo record. Questa notizia è stata ampiamente diffusa sulla stampa nazionale, sul Sole 24 Ore, su Milano Finanza. Ne hanno parlato anche in un dibattito alla Camera dei Deputati. Pare che sia l'autorizzazione più veloce mai rilasciata nella storia del nostro paese. Oltre a questo, ad esempio, ho rilasciato anche un'autorizzazione unica per una multinazionale americana che intende realizzare un importante investimento di oltre 70 milioni di euro. E proprio questa mattina ho avuto una bellissima sorpresa perché ho ricevuto una lettera raccomandata da parte del vertice aziendale che ha ringraziato per la celerità con cui è stata rilasciata questa autorizzazione unica, ha dichiarato pubblicamente che è stata rilasciata in un tempo inferiore rispetto a quelli che sono che hanno dovuto diciamo scontare per ottenere le autorizzazioni in altri investimenti in ambito europeo. Questo significa che le ZES funzionano, le ZES sono operative. Io sostengo che con le zone economiche speciali è nata finalmente una burocrazia amica delle imprese. Le imprese che non devono vedere più diciamo, lo Stato, che in questo caso è rappresentato dal commissario del governo della zona economica speciale, non devono vedere più il commissario come quello Stato nemico delle imprese, quindi per via diciamo, di quella burocrazia che ha attanagliato appunto il nostro paese e che ha ingessato la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali. Il commissario gioca nella stessa metà campo delle imprese, quindi lo Stato nella stessa metà campo delle imprese per raggiungere un obiettivo comune, che è appunto quello dello sviluppo del territorio. Con riferimento alle questioni ambientali, non voglio dilungare troppo, ma due accenni veloci vorrei darvi. Uno, quello delle comunità energetiche, quindi energia e ambiente, i due settori anche di punta di riferimento nell'ambito dello sviluppo delle zone economiche speciali. Quindi nel settore energetico, ad esempio, noi siamo alle prese, in particolare io parlo con il noi, ma in realtà dovrei parlare in maniera personale perché purtroppo noi commissari siamo organo monocratico, però preferisco usare il noi perché insieme a me c'è una squadra di collaboratori ovviamente che opera in tal senso. Diciamo l'importante diciamo, intervento della di Enel, per esempio su Brindisi, la decarbonizzazione, la deadline del 2025 della centrale di Cerano, per il quale si stanno prefigurando due importanti progettualità, quindi investimenti da parte di Enel, uno nel settore della logistica e l'altro nel settore delle energie rinnovabili. Quello nel settore della logistica riguarda un grande insediamento nella zona franca di Brindisi, che
che prevede quindi la realizzazione di questo centro dedicato alla logistica che possa dare sviluppo a tutte quelle attività connesse con lo sviluppo del territorio industriale e produttivo del territorio che gravita intorno appunto a questo centro che andrà a realizzarsi. Per quanto riguarda poi gli aspetti di grande rilevanza dell'ESG, quindi i principi ESG, noi li stiamo implementando all'interno, quindi parliamo di ambiente, di sociale, di governance, li stiamo implementando all'interno della nostra ZES Adriatica perché stiamo facendo in modo che si migliori e si valuti aumento, in miglioramento il rating delle imprese in funzione della implementazione di questi principi ESG. Quindi, accanto a questo, stiamo anche prospettando la possibilità di eliminare il limite del megawatt per le comunità energetiche, per la realizzazione delle comunità energetiche all'interno delle aree ZES, in maniera tale da dare sviluppo anche alle comunità energetiche. Ultima questione è quella che è legata anche al recupero e alla riqualificazione di aree dismesse e degradate, sarà quella che riguarderà la revisione della perimetrazione delle aree ZES, perché noi commissari del governo abbiamo la possibilità, sulla base di una modifica normativa che ho prospettato lo scorso anno e che è diventata legge all'interno del DL PNRR 2 con la conversione dello stesso DL il 29 giugno scorso, noi commissari straordinari del governo delle zone economiche speciali, siamo 8 in Italia, abbiamo la possibilità di modificare la perimetrazione delle aree. Bene, in questa modifica della perimetrazione io sto prefigurando la possibilità di riqualificare in particolare aree dismesse e degradate, quindi fare dei veri e propri programmi, interventi di rigenerazione urbana legati a tante tipologie di intervento, ma anche al settore turistico che rappresenta un settore di grande importanza all'interno delle nostre regioni. Grazie.